Buonasera, buonasera e benvenuti. Iniziamo con incredibile puntualità questo appuntamento. Grazie per essere qui, siete tanti, avete accettato con entusiasmo il nostro invito e io sono molto contento di vedere così tante persone qui per un evento legato alla scienza. Questo, come sapete, è un evento organizzato dal POST. Il Museo della Scienza di Perugia è un'istituzione pubblica voluta dal Comune di Perugia e dalla provincia di Perugia. Io in questa sede rappresento indegnamente il POST e vi racconto perché siamo qui e che cosa abbiamo voluto fare con questa iniziativa. Qualche tempo fa abbiamo cominciato a sognare un ruolo nuovo per il Museo della Scienza qui a Perugia. Un ruolo in cui il POST potesse diventare il luogo in cui incontrare gli esponenti più eccellenti, le punte più avanzate della ricerca scientifica mondiale. Questo sogno non l'abbiamo sognato da soli, ma ci ha aiutato il Comune di Perugia, che ringrazio dal profondo del cuore, ci ha aiutato la Fondazione Cassa del Risparmio di Perugia, che ha finanziato un progetto, che ha cofinanziato un progetto che ha come obiettivo portare 4 premi Nobel qui a Perugia in un anno. Grazie alla Fondazione Cassa di Spagna in Perugia, grazie al lavoro delle persone del POST, oggi abbiamo il primo di questi 4 eventi. È un evento del quale io sono particolarmente onorato e contento, perché è un evento che si inserisce in un'attività di ricerca che a Perugia ha posto le radici oltre 25 anni fa, presso l'Università degli Studi di Perugia, grazie al finanziamento e all'interessamento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Quindi Perugia ha un motivo in più per essere contenta oggi nell'accogliere il Premio Nobel per la Fisica 2017, il professor Barry Barish. Devo dire che è una bella avventura quella che abbiamo cominciato al POST e vorremmo continuare questa avventura con il vostro aiuto. Abbiamo preso alcune decisioni faticose, ma io credo importanti, al Museo della Scienza di Perugia. Vogliamo che sia un luogo innanzitutto per la cittadinanza, un luogo aperto. Abbiamo deciso di togliere il biglietto d'ingresso. Al Museo della Scienza di Perugia si entra senza pagare il biglietto. È gratuito per tutti i cittadini, giovani, adulti e anziani che vogliono partecipare. Abbiamo anche fatto uno sforzo ulteriore cambiando l'orario di accesso. Adesso il museo è aperto tutti i pomeriggi, dalle 3 alle 19:30, dalle 15 alle 19:30, per dare la possibilità anche a chi lavora, anche a chi ha altri impegni, di poter partecipare. Inoltre abbiamo messo in campo una serie di iniziative che speriamo raccoglieranno il vostro interesse. Vi invito quindi a sostenere il POST, a partecipare alle sue iniziative e a farlo nel modo in cui lo si fa nei paesi migliori, cioè mediante il sostegno volontario e pubblico, l'autofinanziamento. Se uno ritiene che le attività che il POST fa sono interessanti, sono importanti per la cittadinanza, per la cultura, per lo sviluppo del nostro paese, allora si deve anche impegnare a partecipare e a finanziare queste attività. Il POST ha messo in piedi un programma di autofinanziamento a cui potete partecipare facendo una sottoscrizione annuale, modesta, adeguata alle vostre esigenze o alle vostre possibilità. Ma abbiamo bisogno della vostra presenza e del vostro sostegno. Senza questo non potremo andare avanti. Quindi ve lo chiedo, vi invito a partecipare, vi invito a seguirci numerosi e entusiasti come avete fatto oggi. Prima di accedere alla Lectio Magistralis che il professor Barish farà e ci presenterà sul tema delle onde gravitazionali, la recentissima scoperta premiata con il premio Nobel per la fisica quest'anno, sono contento di poter chiamare qui al microfono l'assessore Teresa Severini del Comune di Gubbio, in rappresentanza del Comune, e sono contento di del Comune di Perugia e sono contento di poterla ringraziare per l'attenzione che il Comune ci ha
concesso. Essendo mezza ugubina, non lo prendo per una gaffe. So, dear professor, we are... Professor Berish, siamo molto lieti di averla qui. Questa mattina ho avuto l'opportunità di darle il benvenuto a Perugia. È davvero una grande occasione per noi. Come ha visto, visitando la città, Perugia è una città ricca di storia, con un grande passato, ma abbiamo sempre l'occhio verso il futuro. Abbiamo una università della quale siamo molto orgogliosi e la ringraziamo anche per la collaborazione che ha in atto con l'università locale. Le diamo il benvenuto in questa sala che è il simbolo della città, in cui può vedere le nostre origini medievali. Credo che questa sala abbia un significato particolare e sono orgogliosa, a nome del comune e del sindaco, di conferirle il Baiocco d'oro, una medaglia d'oro, che vuole essere un segno del nostro ringraziamento per essere qui a condividere con noi la sua esperienza, la sua conoscenza e per la sua collaborazione con l'università, e è un ringraziamento anche per la lezione che sta per tenere. Grazie. Grazie Assessore Severini, grazie a voi per essere qui. E adesso procediamo senza indugio ad ascoltare la lezione magistralis del professor Berish. Il professor Berish è professore emerito di fisica presso il Californian Institute of Technology. Caltech è una delle università più prestigiose al mondo nel settore della tecnologia. Il professor Berish ha anche guidato il progetto LIGO, che assieme alla collaborazione con il progetto Virgo ha ottenuto la prima osservazione delle onde gravitazionali nel settembre del 2015. E oggi ascolteremo dalla sua viva voce come è andata e quali sono le cose interessanti che abbiamo scoperto. Al termine della sua lezione magistralis ci sarà tempo per 2 o 3 domande, quindi mi raccomando, se avete delle domande da fare, pensatele, per solo 2 o 3, ma potremo accoglierle. E adesso vi presento il premio Nobel per la fisica 2017, professor Barry Berish. Thank you Luca, thank you. Grazie Luca, grazie Teresa. Davvero una sala magnifica in una città meravigliosa. Sono davvero molto lieto di essere qui. Ho appena avuto un incontro con un gruppo ristretto all'interno del POST. Ora per i prossimi 40 minuti cercherò di spiegarvi la scoperta scientifica che abbiamo fatto. Ora, ovviamente, ci saranno alcuni aspetti tecnici, ora forse alcuni di voi, la maggior parte di voi, forse non capiranno tutto. Certo non mi aspetto che voi capiate tutto, però l'importante per me è presentarvi i dati scientifici. Quindi c'è una parte che in effetti non dovreste capire. Il mio obiettivo molto modesto è questo. Questa è l'immagine che vi spiega la nostra scoperta.
Se alla fine di questa lezione sarete in grado di spiegare questa immagine ai vostri amici, ai vostri figli, a vostra moglie, a vostro marito, allora potrò dire di aver avuto successo. Quindi il mio obiettivo è molto semplice. Questa è l'immagine che vi spiega la nostra scoperta. Si tratta semplicemente di una riproduzione dei dati che cercherò di spiegarvi. Questo è il mio obiettivo nel corso di questa lezione. Quindi vi spiegherò subito un po' alcuni aspetti riguardo a questi grafici, dopodiché vi spiegherò altri aspetti più tecnici. Questi sono dati grezzi. Vedete questo grafico che rappresenta il tempo sull'asse orizzontale? 2 decimi di secondo, in verticale, vedete la sensibilità di misurare una caratteristica della natura, un cambiamento nella lunghezza che è il risultato di una onda gravitazionale. Qui vedete le dimensioni sull'asse verticale, sono in realtà numeri molto piccoli, nell'ordine di 10 alla meno 21. Quindi per ora tenete presente che sono cifre piccolissime, nell'ordine del 10 alla meno 21. In questa immagine vedete appunto queste onde con dei picchi, dei minimi che diventano più stretti o più grandi. Questo è dovuto al fatto che due oggetti hanno creato una spirale girando l'uno attorno all'altro e poi si sono scontrati e dopodiché il segnale si calma, per così dire. Poi trovate un altro grafico in alto e in mezzo. Sono stati dati raccolti in due osservatori collocati a 3.000 km di distanza negli Stati Uniti. I grafici sembrano uguali, ma in realtà c'è un piccolissimo spostamento di 7 millesimi di secondo, e quando li sovrappongo con questo spostamento di 7 millisecondi ottenete l'immagine in basso, e la differenza di questi 7 millisecondi ci aiuta a capire da dove venivano questi segnali. Ora magari so che non avete capito ancora tutto, però cercherò nei prossimi 40 minuti di chiarirvi un po' quello che ho detto finora. Cominciamo con questa immagine. Perugia è una città storica, come ho avuto modo di scoprire oggi. Quindi avrò un approccio storico. Partirò con una storia davvero molto antica. L'evento che vi ho mostrato nella prima diapositiva in realtà è il risultato di un evento che si è verificato sulla Terra a seguito di un evento che è accaduto 1,3 miliardi di anni fa nell'universo. 1,3 miliardi di anni fa stavamo semplicemente passando da una vita monocellulare a pluricellulare. Noi siamo riusciti a rilevare questo segnale soltanto ora. Ci sono voluti 1,3 miliardi di anni per questo segnale, perché arrivasse da noi. Due cerchi neri che vedete sono una immagine computerizzata dei dati che vi ho mostrato nella prima slide. Sono buchi neri. Sicuramente avrete sentito parlare di buchi neri. Questi sono due che sono distanti l'uno dall'altro. E poi attorno vedete le galassie, le stelle, eccetera. Questo evento è accaduto 1,3 miliardi di anni fa, ancora non, però non vi ho fatto vedere cosa è successo, ma per prima cosa cercherò di descrivervi in maniera molto semplice che cos'è un buco nero. Tutti abbiamo sentito parlare di buchi neri, ma che cosa sono? I buchi neri sono una regione matematica nello spazio che possiamo descrivere fisicamente. Si tratta di una regione di spazio nella quale la gravità, ora noi sappiamo tutti che cos'è la gravità nel buco nero è così forte che nulla riesce a fuoriuscire, quindi tutto ciò che entra non riesce ad uscire. Questo è ciò che chiamiamo buco nero. A livello matematico possiamo, quanto forte debba essere la gravità affinché questo sia possibile? E questo è proprio quello che definiamo buco nero, quindi ne possiamo parlare a livello matematico o fisico. Il tipo di buchi neri di cui stiamo parlando riteniamo che provengano dal collasso di una stella. Pensiamo ad esempio al Sole. Il Sole è una stella, in realtà è una stella piuttosto piccola.
il sole ci dà luce, calore, con un processo di bruciatura, di combustione, un processo di fusione, è un processo nucleare, quindi il sole brucia elementi che interagiscono tra di loro per via nucleare, emettendo energia sotto forma di luce e calore. La luce continua questa sua combustione nel tempo, quindi prima comincia a bruciare gli elementi luminosi e alla fine brucia gli elementi arrivando fino al ferro e poi non si può più bruciare altro. Quindi la stella stessa, mentre brucia, è sottoposta a una pressione verso l'esterno causata dalle reazioni nucleari. Allo stesso tempo la gravità però la spinge verso l'interno. Man mano che il combustibile si esaurisce, la stella collassa. Quando collassa, tutto il materiale nucleare va a occupare uno spazio molto più piccolo. Se la stella è abbastanza grande, può creare quello che viene definito buco nero, cioè con tantissima massa in uno spazio così piccolo, tanto che nulla riesce a fuoriuscirne. Il Sole non è in grado di farlo perché il Sole è troppo leggero, ma le stelle più pesanti, più grandi, possono farlo. Quindi questa è l'origine di un buco nero. E sono almeno 3 volte più grandi del Sole. Ora cerchiamo di fare un'immagine. Partiamo da un'immagine dell'Italia. Qui vediamo Roma. Noi siamo qui a Perugia. Qui vediamo la distanza Roma-Perugia. Io in effetti sono arrivato in macchina questa mattina da Roma a Perugia. Se parto da qui con l'immagine dei buchi neri, li troviamo qui. Quello che abbiamo osservato con questo evento, e state molto attenti perché è davvero incredibile quello che sto per dirvi, ci sono 2 buchi neri, uno più o meno a Perugia, l'altro più o meno a Roma, che girano l'uno attorno all'altro emettendo onde gravitazionali, poi ve le spiego, creano una spirale l'uno attorno all'altro. Uno ha una massa pari a 29 volte quella del Sole, l'altra 36 volte la massa del nostro Sole. Questo lo sappiamo dai dati che vi ho fatto vedere nella prima slide. Sono separati da una distanza pari a quella di Perugia e Roma. Girano l'uno attorno all'altro a una velocità pari alla metà della velocità di luce. Quindi questa è un'immagine incredibile anche per un fisico come me o anche per uno come Luca. Davvero un'immagine difficile da capire, ma questo tanto per farvi capire che questi oggetti sono 30 volte la massa del Sole, 10 milioni di volte la massa della Terra. La quantità di massa che trovate in questo piccolo buco è 10 milioni di volte la massa della Terra, tutto schiacciato in un punto che non è tanto più grande di Perugia. E questa è l'immagine che possiamo derivare dai dati. Quindi vediamo a che cosa è successo con questa immagine computerizzata. Vediamo questi corpi che ruotano l'uno attorno all'altro, in realtà ruotano molto più velocemente, metà della velocità della luce, creano questa spirale l'uno attorno all'altro e in questo modo disturbano le stelle e le galassie attorno, distorcono l'uno con l'altro e alla fine si uniscono, si fondono e vanno a creare un unico corpo. Quando lo osserviamo, appunto, abbiamo ricevuto le tracce derivanti da questo evento. Che cosa ha a che fare questo con le onde gravitazionali? Quando fanno questa spirale l'uno intorno all'altro, il motivo è che invece che continuare a girare attorno come fa la Terra con il Sole, è che Einstein capì che girando l'uno attorno all'altro acceleravano e accelerando irraggiavano dell'energia. Quell'energia prende la forma di quelle che io vi descriverò come onde gravitazionali ed è questo che abbiamo rilevato. Questi oggetti ruotano l'uno attorno all'altro e quindi si creano delle onde. Questo fenomeno è iniziato 1,3 miliardi di anni fa. Le onde cominciano a trasmettersi nell'universo, come vediamo in questa immagine.
1,3 miliardi di anni hanno raggiunto la Terra. Quando arrivano sulla Terra, secondo Einstein, distorcono lo spazio e il tempo in modo tale che la Terra comincia a schiacciarsi, a distendersi. Ovviamente qui sto esagerando con questa immagine. L'onda attraversa la Terra. Non possiamo vedere l'effetto sulla Terra, però abbiamo costruito degli strumenti. Qui vediamo un'immagine di uno dei due strumenti. Questo si trova nello stato di Washington, nel nord-ovest degli Stati Uniti, LIGO. Questa è l'immagine di quello che è successo. Ma continuiamo con la storia. Il 14 del settembre del 2015 questo corpo è arrivato tramite l'emisfero australe e sappiamo con questa accuratezza dove si trovava. Non è molto accurato, però sappiamo che era nell'emisfero australe. Questo lo deriviamo dai dati che abbiamo raccolto. Quindi questo è quello che è successo. Circa 20 millisecondi dopo ha attraversato il nostro strumento nello stato della Louisiana e qui abbiamo raccolto la prima traccia, quella che abbiamo visto nella prima slide. Questo l'abbiamo visto. 7 millisecondi dopo abbiamo osservato la seconda traccia a Hanford, nello stato di Washington, e questi sono i dati che abbiamo. Da questo possiamo arrivare alle previsioni di possiamo compararle con le previsioni di Albert Einstein e possiamo vedere come la previsione di Albert Einstein in effetti fatta 100 anni fa era molto accurata. Siamo in una città storica, quindi vi farò un excursus storico cercando di spiegarvi da dove deriva tutto questo, queste teorie, la teoria di Einstein e ciò che facciamo a livello sperimentale. Partiamo dal 1687. Nel 1687 Isaac Newton scrisse la sua opera più importante, I Principia, in cui proponeva la sua teoria della gravità universale. Universale perché, scrivendo un'unica formula, di cui vi parlerò, era in grado di descrivere tutto, a partire dalla mela che cade dall'albero per terra, o la luna che ruota attorno alla terra, o la terra che ruota attorno al sole. O anche le maree, oppure gli effetti gravitazionali che abbiamo. That was described by this one formula. Tutto questo viene descritto da un'unica formula. Newton si rese conto che la formula gravitazionale che descrive la gravità era il prodotto delle due masse di questi due corpi e poi è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dei due corpi. E poi c'è una costante non nota, ci sono voluti 100 anni per capire cos'è fosse esattamente questa costante, però questa formula è molto elegante. Come vedete, calcolò la massa che può essere descritta a partire dal centro esatto del corpo e questa formula consentiva di descrivere tutti i fenomeni fisici con alla base la gravità, però c'era un piccolo difetto, un unico difetto che vi descriverò. Ho detto che descrive l'orbita della Terra attorno al Sole e anche degli altri pianeti, però non riusciva a descrivere la traiettoria del pianeta più piccolo, quello più vicino al Sole, Mercurio, che appunto ha un'orbita attorno al Sole. Ora, Mercurio è un pianeta particolare, con un'ottica molto ellittica, non è un'ottica a circonferenza, e ogni volta questa ellisse si sposta ed è possibile calcolare questa distanza utilizzando le formule di Newton, prendendo in considerazione le posizioni degli altri pianeti, delle lune, eccetera. Utilizzando la formula di Newton si arriva quasi alla risposta giusta, ma non è quella esatta.
Quella differenza era l'unica discrepanza dopo più di 200 anni che rimaneva nella teoria di Newton. È incredibile, in effetti, che la teoria di Newton avesse funzionato così bene. Ed è anche vero che la descrizione di questo fenomeno particolare poteva essere risolta se ci fosse stato un altro corpo sconosciuto tra Mercurio e il Sole che non era ancora stato scoperto. Quindi, alla fine del XIX secolo, c'era l'idea che ci fosse un qualcosa di ancora non scoperto tra Mercurio e il Sole. Questa idea continuò anche dopo la teoria proposta da Einstein. E anche le prime sonde ambiziose di NASA cercavano questo corpo. Quindi quando Einstein ha proposto la sua teoria, dopo la teoria di maggior successo nella storia della fisica, ovvero ha passato 10 anni a lavorare sulla teoria della relatività. Nel 1905 riuscì a risolvere la maggior parte dei problemi della fisica soltanto in 4 mesi, scrisse un articolo in 4 mesi, e per la fisica quello fu un passo avanti straordinario. Divenne davvero un eroe per qualsiasi fisico. Poi passò 10 anni, dopo aver risolto questi problemi così rapidamente, per elaborare la teoria della relatività generale. Quando leggete la storia di Einstein su alcuni libri, si parla di questa discrepanza come la motivazione di Einstein. In realtà io penso che non fosse vero, perché era una discrepanza talmente piccola che la si potesse spiegare in altri modi. Davvero non credo che possa giustificare il fatto che abbia passato 10 anni a sviluppare la teoria della relatività universale. Il fatto è che credo fosse un genio e semplicemente faceva degli esercizi in testa, nella sua mente, e aveva capito che c'era un nuovo modo di guardare la gravità, aggiungendo qualcosa a quello che aveva concluso nel 1905. Nel 1905 era arrivato alla teoria della relatività ristretta, quella che conosciamo come E uguale mc al secondo, oppure che nulla va più velocemente della velocità della luce. Quella appunto era la teoria della relatività ristretta, in cui si parla di velocità fino a quella della luce, però non si parla di accelerazioni. L'accelerazione è un qualcosa che abbiamo noi nelle nostre auto, che fa andare più velocemente le nostre auto. Anche la mela, quando cade dall'albero, è sottoposta a un'accelerazione, la velocità aumenta. Quindi per 10 anni lavorò sull'aggiunta dell'accelerazione alla teoria della relatività ristretta del 1905 e arrivò così alla teoria della relatività generale, quando aveva appunto aggiunto l'accelerazione. Quindi, partendo quasi dal nulla come fisico teorico, arrivò a una nuova formula. Questa formula ve la faccio vedere semplicemente per farvi capire quanto fosse diversa da quella di Newton. E ora parleremo della teoria di Newton, scusate, della teoria di Einstein e delle previsioni che fece. Ora, in questa teoria, in pratica, lo spazio e il tempo vengono unificate in un'unica teoria combinata, ovvero lo spazio e il tempo sono mescolati, non sono come riusciamo a pensarli noi nella testa, che siano separati, ma in realtà sono fusi assieme. Quindi lui parlò con un'unica parola di spazio-tempo. Purtroppo Bill Gates non riconosce questa parola, perché quando in inglese io scrivo space-time tutto attaccato come un'unica parola, il correttore automatico me lo segnala come errore. Però credetemi, lo spazio-tempo è una cosa unica. La teoria elaborata da Einstein non arrivava la risposta per arrivava la risposta per spiegare l'orbita di Mercurio. Però non credo che nessuno qui in sala
vorrebbe buttare via una teoria che spiega le onde, la rotazione della Terra attorno al Sole, della Luna attorno al Sole, soltanto perché qualcuno arriva con una nuova teoria astratta che unifica spazio e tempo. Beh, nella fisica non accettiamo una teoria così facilmente, deve fare di più rispetto a risolvere un problema. In effetti non si trattava neanche di un problema così grave, abbiamo dei problemi anche più gravi. Una nuova teoria viene presa seriamente quando fa delle previsioni e quando scopriamo che queste previsioni sono corrette. In questo caso, questa nuova teoria faceva due previsioni, una immediatamente e una l'anno seguente. La prima previsione fu fatta appunto immediatamente nel 1915 da Einstein, quando scrisse il suo articolo sulla teoria della relatività generale, e aveva a che fare con la curvatura della luce. In effetti, se guardiamo l'immagine sulla sinistra, avviene che ogni corpo dotato di massa distorce lo spazio attorno a esso. Se guardate a sinistra, abbiamo, per così dire, un trampolino elastico. Se si mette un oggetto pesante, cambia forma. Se però prendiamo un oggetto molto pesante al centro, comincerà a ruotare. Se metto un oggetto all'esterno, comincerà a ruotare attorno. E questo era come descriveva la rotazione della Terra attorno al Sole. Ora abbiamo questo concetto astratto che è un po' difficile da visualizzare, anche un po' difficile da credere, che descrivere perché la Terra ruota attorno al Sole. Ed è molto diversa dalla teoria di Newton. Quando Newton spiega perché la mela cade dall'albero, o che la Terra ruota attorno al Sole perché la tira verso di sé, in realtà la vostra insegnante non vi ha mai spiegato come la Terra attira la mela e come il Sole attira la Terra. In realtà Newton non ne aveva idea, semplicemente lui scrisse la formula senza che avesse la teoria riguardo a che cosa fosse la gravità, era soltanto una spiegazione con una formula. Ora, Einstein, anche se ha questa spiegazione astratta, ha un quadro diverso. Riesce a spiegare perché la Terra ruota attorno al Sole, oppure perché l'oggetto pesante comincia ad andare verso il centro quando ruota sul trampolino, per così dire. La seconda previsione aveva a che fare con la deflessione della luce. Non ha a che fare con... Dobbiamo considerare che il corpo che si sposta può avere massa o meno. Einstein inventò un modo per testare se il corpo era dotato di massa o meno, e in particolare il modo per testarlo era guardare il Sole esattamente quando c'è un'eclisse, quindi quando è scuro, e quando ci sono delle stelle di dietro, e quindi quando si vede la luce della stella che arriva verso la Terra, si può notare come viene deflessa dal Sole. Ha calcolato quanto sarebbe stata deflessa la luce. Poi ci fu una spedizione nell'emisfero australe, Arthur Eddington, che osservò effettivamente come fosse così, come effettivamente c'era una deflessione della luce dal cluster di stelle dietro al Sole, e il numero rientrava esattamente nelle previsioni di Einstein. E questo è quello che ha reso veramente Einstein famoso. Nel 1920, nel 1921, anche se l'esperimento fu fatto nel 19, allora davvero Einstein apparve su tutti i giornali. Quindi fu davvero la deflessione della luce che diede una reputazione ad Einstein. Ora, facciamo un passo a lato. Tutti voi utilizzate la teoria della relatività generale, credeteci o meno, eppure questo ha un impatto sulla vostra vita quotidiana. Ormai tutti utilizziamo il GPS.
Sapevate, prima di stasera, che senza la relatività generale, senza la nostra conoscenza della relatività generale, il GPS non potrebbe funzionare? Il GPS è un sistema che si basa su 24 satelliti che ruotano attorno alla Terra a un'altitudine elevata e noi misuriamo il tempo che ci mette il segnale per andare avanti e indietro per capire dove siete localizzati, quindi quando siete in auto oppure se state camminando come questa persona nell'immagine, il sistema vi traccia grazie alla differenza di tempo nel segnale, il tempo che impiega il segnale. Però ci sono delle correzioni nel tempo grazie appunto alla teoria di Einstein. La prima, a seguito di quello che fece nel 1905, i satelliti stessi in effetti si muovono abbastanza velocemente, a 0,10% della velocità della luce, da dover fare una correzione, perché è già abbastanza vicino alla velocità della luce. Quella correzione è pari a 7 microsecondi, non è che sia un granché, però questa è una correzione che facciamo già all'interno dei satelliti, quindi noi non ce ne accorgiamo quando utilizziamo l'iPhone o il GPS. Ma non è tutto, perché bisogna fare una correzione anche per quello di cui vi sto parlando, ovvero la relatività generale. La correzione per la relatività generale è dovuta al fatto che il campo gravitazionale nel quale si trovano i satelliti è soltanto un quarto di quello che è sulla superficie terrestre. E quindi questo significa che le lancette dell'orologio si muovono più velocemente, quindi 5 microsecondi in più al giorno. E quella correzione, 45 microsecondi al giorno, e questa correzione dobbiamo tenerla presente, anche se noi non lo sappiamo. Ebbene, se noi non avessimo questa correzione, non avremmo la localizzazione esatta del GPS. Quindi se io comincio a muovermi in auto, in un minuto, diciamo, si andrebbe a finire nel posto sbagliato. Parliamo di questo articolo di Einstein in cui ha previsto le onde gravitazionali. In realtà il primo articolo è quello del 1915, con la teoria della relatività. Nel 1916 lavorò su un articolo in cui ipotizzava l'esistenza di onde gravitazionali. Lo faceva semplicemente osservando la struttura delle equazioni della teoria della relatività generale, che sembravano le equazioni simili a quelle dell'elettromagnetismo. Sono due aree differenti. Comunque l'elettromagnetismo lo conosciamo bene perché abbiamo le microonde, le onde radio, eccetera. Questo rientra un po' del campo dell'elettricità, dell'elettromagnetismo. Siccome c'erano delle similitudini tra le equazioni della teoria della relatività e quelle dei campi elettromagnetici, Einstein arrivò a ipotizzare il fatto che ci potessero essere delle onde gravitazionali, ipotesi che fece nel 1916. In realtà non era nemmeno convinto lui stesso, perché era molto complesso dal punto di vista matematico. Altri teorici non credevano a questa ipotesi, ma diciamo che più o meno 40 anni dopo si giunse a un accordo tra i fisici teorici sulla possibile esistenza delle onde gravitazionali. Siamo negli anni 50 ed è il momento in cui ci fu il passaggio da un concetto teorico a un problema sperimentale. E come fisici, come scienziati, la sfida era quella di rilevare le onde gravitazionali. Quindi per gli sperimentalisti il problema cominciò negli anni 50 ed era un problema davvero difficile, perché gli effetti sono estremamente piccoli. Guardando indietro, quello che abbiamo rilevato è che due oggetti che sono 30 volte la massa del Sole, nella teoria della relatività generale, non guardate tutti i dettagli della formula, il parametro della relatività generale, la distorsione, è un numero nell'ordine di 10 alla meno 21.
un numero quindi molto piccolo. Questo è l'ordine di grandezza della distorsione dello spazio causata dalla collisione di questi due buchi neri. Questo corrisponde a un parametro fisico nella variazione della lunghezza. Se siamo in grado di misurare questa variazione della lunghezza, allora capiamo qual è stata la variazione nello spazio. Quindi ci sarà un delta L, una variazione di lunghezza. Questa era la sfida a livello sperimentale che avevamo di fronte. Quindi l'effetto è nell'ordine di grandezza di 10 alla meno 21, che causa un cambiamento di lunghezza. Lo possiamo vedere in questa immagine. Ora pensiamo di avere un cerchio con delle masse collocate attorno appunto al cerchio che sono libere di muoversi. Se si muovono, l'effetto delle onde gravitazionali distorcerà il cerchio, che non sarà più un cerchio perfetto, in modo tale che la lunghezza in una direzione rispetto a un'altra sarà cambiata con un ordine di grandezza di pari a 10 alla meno 21. Quel cambiamento avviene con delle frequenze che sono le frequenze delle onde gravitazionali, però questo è un aspetto molto tecnico. Cerchiamo di capire quanto sono piccoli questi ordini di grandezza. Cerchiamo di pensare in termini un po' più piccoli. Invece di 10 alla meno 21, cerchiamo di capire qualcosa che è nell'ordine di 10 alla meno 18 se prendiamo una distanza di 3 chilometri. Due oggetti a una distanza di 3 chilometri hanno un effetto 10 alla meno 18 metri. Prendiamo quindi un metro. Sappiamo tutti quanto è lunga una barra di un metro. Un capello umano, che riusciamo a vedere, ha una dimensione di 100 micron, 10.000 volte più piccolo di un metro. Andiamo ancora oltre. La lunghezza d'onda della luce, di questo laser che vi ho fatto vedere, è 100 volte più piccola del capello umano, un micron. Quindi già piuttosto piccola come lunghezza d'onda, perché noi già non la vediamo. Poi tutti noi sappiamo cosa sono gli atomi. Un diametro atomico nell'ordine di è 10.000 volte più piccolo rispetto alla lunghezza d'onda del laser, 10 alla meno 10 metri. Se poi andiamo in un acceleratore come quello che c'è al CERN e andiamo a vedere il diametro del protone, qui l'ordine di grandezza è 10 alla meno 15, 100.000 volte più piccolo del diametro dell'atomo. E noi dovevamo misurare qualcosa che è 1.000 volte più piccolo di questo. E questa davvero era una sfida incredibile. Ed è per questo che ci sono voluti poi 50 anni per riuscire a capire come misurare qualcosa di così incredibilmente piccolo. E siamo riusciti ad elaborare una tecnica che può misurare degli effetti molto piccoli, che viene utilizzata anche in molte altre applicazioni. Noi l'abbiamo sviluppata per questo problema. Come potevamo misurare il fatto che questo cerchio fosse distorto di 10 alla meno 21 metri? Lo abbiamo fatto utilizzando l'interferometria, che vi vado a spiegare ora. Prendiamo un fascio di luce, lo dividiamo in due, nei due bracci dell'interferometro. Finché i due bracci sono uguali, quando la luce torna indietro, vediamo che la luce assume due colori diversi. Se la lunghezza è la stessa, possiamo impostare i bracci in modo tale che i due fasci di luce siano perfettamente in fase, si cancellino. Quindi il rilevatore non vede nulla. Se però c'è una variazione e uno dei due fasci di luce torna prima perché la lunghezza è variata, non arrivano più contemporaneamente, quindi non si cancellano più e il rivelatore misura un segnale. Quindi questa era un po' l'idea dei rivelatori che abbiamo. Non vi mostrerò i dettagli del funzionamento, ma l'idea è che nella fisica spesso è molto più facile
fare una misurazione precisa se si misura la differenza tra due cose molto vicine rispetto a misurare un qualcosa in termini assoluti, come ad esempio le dimensioni di un chilo o di un metro. Vedete che LIGO, vi avrei potuto mostrare anche Virgo, in cui è coinvolta anche l'Italia, ma io vi parlo del LIGO in cui ho lavorato, in cui lavoro. Il progetto è partito nel 94, un progetto del Caltech e dell'MIT, le due grandi istituzioni americane che hanno collaborato. Una collaborazione piuttosto strana, perché in realtà sono due istituzioni a volte rivali, però l'abbiamo proposta come progetto congiunto, Caltech e l'MIT. La proposta ha dovuto attraversare diversi processi, il finanziamento è stato approvato dal Congresso americano. E un po' per motivi politici ci sono state delle difficoltà. Comunque abbiamo avuto un senatore molto forte nella Louisiana, un altro nello stato di Washington, che ci hanno aiutato appunto con i finanziamenti. Ora, questi due osservatori sono separati da una distanza di 3.000 chilometri. Se io prendo la velocità della luce, la luce ci mette 10 millisecondi per percorrere questa distanza. Ora ricorderete che nella prima slide questi due segnali avevano una differenza di 7 millisecondi. Quindi questo significa che la luce è arrivata in questo osservatorio a Livingston prima di quello di Hanford. E se guardiamo a tutto quello che sappiamo, è arrivato in questa direzione e questo ci ha concesso di capire più o meno da dove veniva nell'emisfero australe. Questi sono i nostri due rilevatori, sono identici, assolutamente identici, se non per l'ambiente fisico attorno, che è molto diverso. Nel caso di Hanford, nello stato di Washington, siamo in un deserto. Nel caso di Livingston, nella Louisiana, siamo in una foresta utilizzata per scopo commerciale, in pratica in mezzo a una palude. Qui vedete acqua. Questo perché la falda freatica è soltanto un millimetro sotto il terreno in Louisiana, praticamente è una palude. Non potete vederlo, ma in pratica noi abbiamo costruito un LIGO su una pianura alluvionale 4-5 metri al di sopra del terreno, e abbiamo preso la terra da qui, da questo canale, che poi si è riempito con acqua di pesci, insetti, alligatori, eccetera. Qui vi faccio vedere un po' gli oggetti reali, queste grandi vasche, grandi contenitori che sono componenti dell'interferometro. E questo è il risultato. Molto rapidamente, per coloro di voi che sono un po' di più nella tecnica, vi faccio vedere quello che abbiamo misurato. Beh, noi siamo qui sulla superficie terrestre, quello che abbiamo. Dobbiamo cercare di capire se la Terra è abbastanza tranquilla da poter fare un esperimento. E le frequenze che possiamo utilizzare sono quelle captate dall'orecchio. E sono quindi la banda di frequenza che utilizziamo è quella che utilizziamo per comunicare, per parlarci, per la musica. E noi più o meno abbiamo a disposizione la stessa banda di frequenza. Questo è un grafico che vi fa vedere la nostra sensibilità. Questo è il 10 alla meno 21, 10 alla meno 23, e questa è la sensibilità che abbiamo. Alle frequenze più basse abbiamo delle limitazioni dalle aree colorate. Alle frequenze più basse siamo limitati da questa riga, cioè c'è l'interferenza sismica, cioè le vibrazioni della Terra, e le orecchie non vanno più in basso, anche perché altrimenti noi percepiremmo tutto il rumore che fa la Terra, le vibrazioni sismiche. E alle frequenze più elevate noi non le riusciamo a percepirle, perché sono troppo elevate e sarebbe un disturbo. Noi siamo limitati nelle frequenze medie anche dal fatto che in pratica lavoriamo con strumenti a temperatura ambiente, e lì abbiamo altri disturbi, abbiamo il rumore termico.
Questa è una curva. Qui vediamo questa riga. Questi due grafici colorati sono gli ultimi due lavori fatti a LIGO prima degli miglioramenti che abbiamo apportato. Queste sono due configurazioni diverse con una diversa sensibilità, però più o meno siamo in linea. Il nostro obiettivo era di riuscire a captare le onde gravitazionali. Per 20 anni non eravamo riusciti a captarle, quindi abbiamo avuto un'idea molto ambiziosa, ovvero cercare di migliorare la sensibilità di LIGO di un fattore pari a 10 per i vari aspetti. Volevamo che fosse migliore per le frequenze più elevate. Ora so che questo è un po' complesso, non tutti arriverete a capire. Quindi volevamo avere un laser migliore e per le frequenze più basse volevamo avere un isolamento sismico migliore e alle frequenze medie volevamo avere un modo più efficace per gestire il rumore e con le masse sospese. Qui vedete delle immagini in cui potete vedere gli specchi di vetro. Questa è l'immagine che vi voglio mostrare, perché questo è il messaggio che vi vorrei dare da portare a casa. Che cosa abbiamo fatto che ci ha consentito di realizzare queste misurazioni? Beh, un cambiamento, un miglioramento. Ci abbiamo lavorato per 10 anni utilizzando un modo per eliminare le vibrazioni della Terra con l'isolamento sismico passivo. Questo, per tutti voi, si può tradurre in un ammortizzatore nelle auto. Se voi prendete gli ammortizzatori nell'auto, beh, non è che riescono a eliminare del tutto le oscillazioni, però comunque le attenua notevolmente. Quindi non abbiamo più il colpo della buca. Noi abbiamo realizzato fondamentalmente degli ammortizzatori che sono molto speciali, ovviamente, molto più avanzati di quelli che abbiamo in un'auto. Abbiamo realizzato 4 strati diversi, quindi in modo che quello che non era eliminato dal primo strato potesse essere assorbito dal secondo e poi via dal terzo, dal quarto, eccetera. Siamo riusciti a ridurre gli effetti delle vibrazioni della Terra di 100 milioni, che è molto, ma in realtà ancora non è sufficiente. In realtà non è ancora tanto quanto è stato fatto in Italia con il Virgo e comunque non era sufficiente per la nostra scoperta. Già dall'inizio, alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, avevamo un'idea di come migliorare il tutto, ovvero fare una cosa simile a quello che facciamo quando andiamo in un aereo, ci mettiamo delle cuffie per non sentire più il rumore dell'aereo e le vibrazioni dell'aereo. Quindi misuriamo il rumore ambientale e riusciamo a cancellarlo. Certo, riusciamo ancora a captare, a sentire il rumore di una hostess che fa cadere un bicchiere, ma quella è una singolarità. Quindi volevamo avere questo sistema attivo. Ovviamente non si trattava di un sistema audio, ma un sistema che fosse in grado di misurare le vibrazioni della Terra per poterle cancellare. Ovviamente dovevamo avere dei rilevatori molto, molto sensibili e dovevamo anche capire da quale direzione veniva il disturbo, cosa che non nel caso in un aereo. Dovevamo correggere anche il movimento. Qui è un altro fattore di 100, il miglioramento di 100 che ci ha consentito questa misurazione. In alto qui vedete le stesse linee che vi ho mostrato prima. Era la sensibilità dei rilevatori dopo 10 anni. Qui abbiamo il miglioramento con un fattore di 3. Quando siamo passati al progetto Advanced LIGO, concentrandosi sulle frequenze basse, siamo arrivati a un fattore di 3, quindi un terzo rispetto a quello che volevamo fare, e però ritenevamo che fosse il momento buono per fare delle misurazioni. E
Però in questo modo alla fine siamo riusciti a migliorare di un fattore di 100 e questo ci ha consentito di captare le onde gravitazionali. Questo è stato ciò che ci ha consentito di rimuovere il rumore ambientale, le vibrazioni sismiche. Qui vediamo il segnale. Nella prima immagine molto grande, che potete vedere, qui vediamo la frequenza sul diagramma e la vediamo come un segnale di cinguettio. Parte piano e poi dopo diventa più forte. È quello che ogni tanto vediamo su alcuni siti di divulgazione scientifica. Se prendiamo le frequenze basse, la maggior parte del segnale è in basse frequenze. Quindi aggiungendo questa capacità di captare le basse frequenze siamo riusciti a fare questa scoperta. Ma che cosa significa tutto questo a livello scientifico? Ora non vi faccio più vedere dati, vi faccio vedere la curva che viene dalla teoria della relatività generale di Einstein. E nell'immagine in alto vediamo ciò che succede, vediamo i due corpi che ruotano l'uno attorno all'altro. Qui vediamo che i segnali si avvicinano, l'ampiezza dell'onda si riduce, però abbiamo picchi e minimi più lontani. Dopodiché abbiamo un unico corpo. In basso abbiamo un grafico che vi mostra due cose, la distanza tra i due corpi in unità di 100 km, quindi quando si fondono sono a circa 200 km di distanza. E poi vediamo la velocità, che è la metà della velocità della luce. La velocità aumenta gradualmente. Quindi questa era l'immagine che otteniamo derivandola dalla teoria della relatività di Einstein, con questi due corpi molto compatti che ruotano uno attorno all'altro più o meno alla velocità della luce, che emettono delle onde gravitazionali che dopodiché noi abbiamo rilevato e che poi si scontrano. Che cosa significa questo? In questo grafico possiamo vedere la massa da questa parte in verticale. Qui vediamo i due corpi che si fondono in un unico. Come vedete sono molto in alto, in verticale, 30-40 volte la massa solare. Questo era un qualcosa di non atteso nell'astrofisica. Questo perché, come vi ho detto prima, questi corpi, i buchi neri, dovrebbero provenire da stelle pesanti. Ma le stelle non dovrebbero sopravvivere se sono così pesanti da creare questi buchi neri. Quindi quello che succede nella scienza e che rende bella la scienza è che abbiamo fatto una scoperta, ma ora abbiamo di nuovo un nuovo enigma. Ovvero, come siamo arrivati a questi buchi neri così enormi? Perché in effetti contraddicono un po' la spiegazione che avevano fatto gli astronomi della formazione dei buchi neri. Forse ci sono altre spiegazioni, forse si sono creati a seguito del Big Bang, o forse nell'universo ci sono punti che sono abbastanza tranquilli da poter sostenere stelle sufficientemente pesanti. Quindi stiamo accumulando più dati ora per cercare di capire perché. Ci sono modi per affrontare queste domande e stiamo capendo come farlo. Seconda domanda. Quanto è valida la teoria di Einstein della relatività generale? Sappiamo che funziona bene per andare in macchina col GPS, però la gravità è debole rispetto a quella che c'è in un buco nero. Nei buchi neri, i buchi neri li possiamo vedere come un nuovo laboratorio in cui possiamo studiare per capire la validità della teoria della relatività generale. In questo grafico ho posto una domanda molto semplice. Forse c'è qualcosa associato alla gravità, come in altre parti della fisica, che comporta una particella dotata di massa.
ad esempio un fotone accompagna la luce, in questo caso si parla di gravitone. E se c'è questa particella dovrebbe cambiare la forma del segnale, quindi possiamo capire quanta massa possiamo tollerare nel gravitone, che è molto piccola, 10 alla meno 23. Prima vi avevo detto che 10 alla meno 21 è ancora, era molto piccolo, ma qui siamo in un ordine di grandezza ancora inferiore. Quindi ci potrebbe essere un corpo dotato di massa. Dobbiamo ovviamente continuare a investigare, ma sappiamo che deve essere incredibilmente piccolo. Ora riepiloghiamo brevemente quello che abbiamo visto. Soltanto in pochi anni abbiamo fatto diverse osservazioni. Di recente abbiamo aggiunto a LIGO il rilevatore Virgo qui in Italia, che ha fatto una grande differenza. Qui vediamo le linee che hanno questa forma di banana, quelle che abbiamo rilevato già dalla prima volta e che ci consentono di localizzare il fenomeno. Utilizzando LIGO da solo non avevamo una regione ben definita, ma poi abbiamo osservato un evento sia con LIGO che con Virgo proprio l'agosto scorso e siamo riusciti a confinare l'area, ad avere una superficie molto più ristretta. Perché è così importante? Beh, non per i buchi neri, perché non emettono luce, è per questo che si chiamano buchi neri, ma per altri corpi, per altri segnali o d'onda che possiamo captare, vorremmo fare quello che facciamo nell'astronomia, ovvero paragonare con quello che potrebbe essere fatto, osservato col telescopio. E fortunatamente abbiamo trovato un esempio di questo che è diverso da quello che abbiamo scoperto e per cui abbiamo ricevuto il premio Nobel. Un fenomeno completamente diverso, la collisione di una stella di neutroni. Una stella di neutroni è ciò che potrebbe diventare il Sole quando collasserà, no, in quanto non può fare un buco nero, potrebbe diventare una stella di neutroni. Non ve lo descrivo in dettaglio, ma invece che essere una concentrazione estremamente piccola di gravità, sarebbe uno spazio estremamente concentrato di materiale nucleare all'interno. Quindi materiale nucleare molto condensato ed è quello che chiamiamo appunto stella di neutroni. Abbiamo fatto questa osservazione e quasi subito abbiamo visto un'osservazione di un flash di luce, di raggi gamma. Questi sono esperimenti satellitari, un satellite chiamato Fermi. Quel lampo di luce che ci ha fatto pensare che probabilmente dobbiamo lavorare con la comunità astronomica per lavorare in un luogo che conosciamo molto bene col loro telescopio. Quindi abbiamo lavorato, abbiamo mobilitato la comunità astronomica per studiare quella regione. Ancora stanno studiando quella regione, abbiamo studiato le onde gravitazionali, i neutrini, le onde radio, i raggi gamma. Qui vediamo tutti i dati combinati tra loro, questo per farvi capire che c'è la possibilità di guardare un unico fenomeno da diversi punti di vista, però in questo modo siamo riusciti ad ottenere tante informazioni nuove e in particolare vi vorrei parlare di una cosa rispetto a quello che abbiamo imparato. Ora, i fisici si sono trovati di fronte a un enigma, non solo i fisici ma anche i geologi, ed era qual era il meccanismo per cui abbiamo tutti gli elementi in natura, abbiamo elementi pesanti in natura, quindi da dove vengono? Perché possiamo scavare una miniera sulla Terra e trovare metalli pesanti di valore?
Il motivo è che la maggior parte dell'universo, l'universo è fatto di elio e di idrogeno. Noi conosciamo il processo di fusione all'interno del Sole e delle stelle che brucia combustibile, però vi ho detto che non va oltre il ferro, forse appena sopra oltre il ferro. Ma abbiamo elementi pesanti che vanno ben oltre il ferro. Noi sappiamo come fare in laboratorio, noi sappiamo come produrre elementi pesanti in laboratorio, sappiamo come realizzare il ferro, gli elementi pesanti nella tabella periodica lo possiamo bombardare con i neutroni e possiamo realizzare un elemento ancora più pesante. Beh, che sorgente naturale abbiamo nell'universo? Beh, ce l'abbiamo e sono due stelle di neutroni che collidono l'una contro l'altra. In questo modo abbiamo molti neutroni che possono creare corpi pesanti. È già stata studiata la fenomenologia per capire quanti elementi pesanti possono essere prodotti da queste stelle di neutroni. E qui vediamo la tabella periodica. Le parti in giallo sono i calcoli di quanto ognuno di questi elementi è stato realizzato da una collisione di stelle di neutroni. E se prendiamo gli materiali pesanti preferiti, platino e oro, gli anelli che abbiamo al dito, beh, la miglior spiegazione che abbiamo è che probabilmente provengono da una collisione di stelle di neutroni. Quindi il secondo messaggio che vi voglio lasciare è che probabilmente la vostra fede che avete al dito viene da stelle di neutroni, da una collisione di stelle di neutrine. Questo è l'inizio del nostro campo. Ora ho citato Einstein. Perché gli scienziati sono molto entusiasti del fatto che ora siamo in grado di misurare le onde gravitazionali? Beh, sappiamo che se misuriamo le onde gravitazionali, guardiamo all'universo da un punto di vista completamente diverso. Tutto ciò che abbiamo osservato finora dal punto di vista elettromagnetico dipende da corpi che irraggiano onde elettromagnetiche, ma nell'universo soltanto 4-5% dei corpi irradiano onde elettromagnetiche, quindi c'è un'enorme parte dell'universo che emettono altre onde. Ora stiamo cercando di aumentare il numero di rilevatori che abbiamo, stiamo appena all'inizio di quello che ha fatto Galileo con l'inizio dell'astronomia moderna nel XVII secolo. Noi stiamo aprendo un nuovo modo di guardare l'universo. I fisici, gli astronomi sono davvero molto entusiasti di questo, proprio perché abbiamo un nuovo modo di guardare l'universo. Grazie della vostra attenzione. Veramente molto molto interessante e stimolante. Sono sicuro che ci sarà qualche domanda. Prima di raccogliere un paio di domande vorrei fare due annunci brevi. Il primo, oggi piangiamo la morte di un collega che è stato per noi amico e maestro, soprattutto nel settore delle onde gravitazionali. È morto questa settimana ad Alberto Giazzotto. È stato un collega comune con Behrisch e è il padre dell'interferometro Virgo. Lo ricordiamo oggi. Domani pomeriggio alle 18:30 in questa stessa sala torneremo a parlare di onde gravitazionali con l'esperienza di Virgo e in particolare con i protagonisti di Virgo qui a Perugia. Quindi mi raccomando, soprattutto se non siete riusciti a trovare un posto questa sera, domani sera vi aspettiamo alle 18:30. Ci saranno altri eventi nei giorni a seguire che io vi raccomando e in particolare vi segnalo domenica
alle ore 17 presso il POST ci sarà un'interessante chiacchierata sulla fisica di Interstellar. Avremo un pomeriggio all'insegna di cinema e scienza. Ovviamente Interstellar è il film di fantascienza che è stato in qualche modo ispirato anche dalle teorie della relatività generale di Einstein. Inoltre, martedì 21 novembre, alle ore 9 e alle ore 11, presso il Teatro Brecht di Perugia, uno spettacolo, Cacciatori di Onde, uno spettacolo molto bello, molto interessante, realizzato in collaborazione con l'INFN, con Psiquadro e anche il gruppo Virgo dell'Università di Perugia, quindi dell'INFN. Quindi assolutamente interessante e vale la pena partecipare. Detto questo, se ci sono domande siamo qui disposti ad ascoltarle e il professor Berish è a vostra disposizione. Chi ha una domanda per favore si avvicini. Come al solito, prego. Big science very often. Beh, questa grande scienza comporta anche il fatto di avere grandi sogni. Lei ci ha mostrato come un grande sogno è diventato realtà. Ora le vorrei chiedere come un altro grande sogno potrebbe diventare realtà. Come sa, se si prendono due masse appena più piccole di due stelle di neutroni, due nane bianche, si la loro fusione è il modello preferito per la creazione di una supernova di tipo A1. E sappiamo che lì si possono creare molti nuclei, in particolare ferro. Con le onde gravitazionali abbiamo visto, sarebbe possibile vedere la fusione della nane bianca e sarebbe davvero la pietra filosofale. È possibile secondo lei? La risposta è non solo che è possibile, ma sarà fatto. Noi non lo possiamo fare perché la fusione di nane bianche dà delle frequenze che non riusciamo a misurare sulla Terra, ma è uno degli obiettivi ideali da realizzare con esperimenti nello spazio. Una delle prime missioni dell'esperimento chiamato LISA, che è guidato peraltro dall'Italia, è una missione spaziale prevista per il 2030. Ci saranno diversi esempi, come la collisione di nane bianche, e quindi tra 20, nel 2030-2032 penso che lo si potrà misurare, sì. Abbiamo tempo per un'altra domanda. Chi è che se la sente di fare una domanda? Quando vi ricapita di avere il premio Nobel qui tra le mani per fargli una domanda? Prego. You talked about the. Lei ci ha parlato delle implicazioni degli esperimenti sulle onde gravitazionali con la teoria del gravitone. Cosa ci può dire di altre implicazioni relative alla prospettiva di una fusione della teoria della relatività e della teoria quantistica? Se avessi la risposta a questa domanda, cosa? Però ho un sogno. Ci ha chiesto la domanda più difficile della fisica. Abbiamo risolto dei piccoli problemi come le onde gravitazionali, ma il grande problema nella fisica è che abbiamo due teorie fantastiche. Una, quella che vi ho appena descritto, quella della teoria della relatività, che descrive tutto molto bene alle distanze elevate. Quindi è fantastica per gli astrofisici relativisti, anche per gli
per i fisici universalisti, ma c'è anche una seconda teoria, la teoria della meccanica quantistica, che è un'altra teoria bellissima, fantastica, che spiega tutto ciò che riusciamo a misurare su acceleratori enormi come quelli del CERN. E però è davvero imbarazzante per la fisica il fatto che abbiamo due teorie bellissime, una che funziona a distanze brevi, come quelle che misuriamo al CERN, e una che funziona su distanze molto elevate, come quella che vi ho appena mostrata, quella dei buchi neri e le grandi onde, e però non riusciamo a conciliarle, non abbiamo veramente idea di come riuscire a farlo. Ci sono molte idee, molti teorici che ci stanno lavorando, è un problema davvero difficilissimo. La migliore che abbiamo ora è la teoria delle stringhe, che potrebbe forse unire queste due teorie. A questo livello però ancora non funziona. È una teoria che lavora su 11 dimensioni, noi lavoriamo su 4 dimensioni, quindi non riesce a spiegare tutto. Io credo che per riuscire a unificare queste teorie abbiamo bisogno di indizi. Quindi il problema è sperimentale, dobbiamo trovare degli indizi sperimentali, a meno che non venga fuori un super Einstein che fa tutto su carta. Come possiamo trovare questi indizi? Beh, le migliori possibilità di trovare questi indizi stanno nel laboratorio che abbiamo aperto e che potrebbe puntare ai buchi neri. Ora, i buchi neri in effetti possono essere un ottimo laboratorio perché mettono sotto pressione, per così dire, mettono al limite la teoria della relatività e potrebbe aiutarci a spiegare, spiegare alcuni principi della teoria quantistica quando vengono in contatto, massa, carica, eccetera. Quindi forse, non oggi, studiando i buchi neri, saremo in grado di ottenere degli indizi sperimentali che ci possano aiutare a risolvere questo problema. Questo è il mio sogno. Grazie. L'ultima domanda che dobbiamo chiudere, grazie. Prego. Thank you very much. Grazie. È bello vedere come sta cambiando il nostro modo di pensare. Mi piace ripensare ai latini, ai greci. I corpi si attraevano per l'amore, semplicemente per l'amore. Quindi si è partiti dal modo di pensare gravitazionale, dall'approccio classico fino alla relatività. Vorrei chiederle se si sente come un piccolo uomo sulle spalle di un gigante, quali sono le sfide più importanti per una persona come lei, una persona come Einstein, che comincia ora gli studi? Beh, ci sono due aspetti, la teoria e gli esperimenti. Io ho dato le mie risposte migliori per una parte. Unire queste due teorie, la relatività e quella della meccanica quantistica, è davvero estremamente complesso. Io sono ottimista a proposito del futuro per un altro aspetto. Credo che abbiamo ormai girato, per così dire, l'angolo. In tutta la mia vita di fisico sperimentale abbiamo realizzato progressi, non sto parlando di me in particolare, ma di tutta la comunità, delle osservazioni che ho fatto con i colleghi, questo spingendo sempre oltre la tecnologia per cercare di risolvere i problemi che avevamo di fronte. Abbiamo inventato grandi acceleratori, interferometri, come isolarli dal terreno, eccetera.
E questi sono stati grandi progressi fatti negli ultimi 75 anni. Abbiamo imparato a fare esperimenti in grado di rispondere, ad affrontare problemi molto seri. La tecnologia sta progredendo ora molto rapidamente, non siamo più noi a portarla ai limiti, tanto che la nostra capacità di utilizzare la tecnologia per rispondere a domande, a quesiti di natura fisica o astronomica quasi non tiene il passo. È davvero fantastico diventare un fisico, uno scienziato ora. Nessuno di noi 15 anni fa utilizzava gli iPhone e l'iPhone contiene una incredibile quantità di progressi tecnologici, quindi credo che ci saranno passi avanti incredibili. Forse qualcuno riuscirà a risolvere il problema di cui abbiamo parlato. LIGO, l'LHC porteranno ad altre scoperte. Dagli anni 2000 i passi avanti che sono stati fatti sono stati ottenuti grazie ai grandi progressi tecnologici, come la scoperta relativa ai neutrini. Questo perché abbiamo avuto dei liquidi nuovi, dei fotosensori estremamente sensibili. Gli esperimenti nel Large Hadron Collider al CERN utilizzano tecnologie avanzatissime che tracciano le particelle, e poi quello che vi ho descritto oggi, che partirà tra 15 anni, è possibile grazie alla tecnologia che non avevamo pochi anni fa. L'esperimento del Large Hadron Collider è basato sui tracker della silice. Quando sono stati sviluppati, erano stati pensati per gli esperimenti del CERN. Dopo tre generazioni, ora abbiamo la capacità di risolvere il problema, di girarlo dall'altra parte. Naturalmente noi continueremo a guidare lo sviluppo di tecnologie, ma ora abbiamo tante tecnologie disponibili che, se riusciamo a capire come utilizzarle al meglio, possiamo davvero rispondere a molti quesiti scientifici. Credo che questo, oltre allo studio dei buchi neri, possa essere fondamentale per fare grandi passi avanti in campo scientifico e in particolare nella fisica. Ma credo che questo, l'utilizzo della tecnologia così avanzata, possa portare progressi non solo nella fisica ma anche nella chimica, nella biologia, eccetera. E se siamo abbastanza intelligenti da utilizzare nel modo giusto, ci faranno fare grandi passi avanti. Grazie. Lasciatemi ringraziare alla fine di questa lezio magistralis, davvero. Lasciatemi ringraziare il Comune di Perugia, il POST e la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che hanno reso possibile questo evento. Noi ci salutiamo solo temporaneamente, perché ci rivediamo domani pomeriggio qui alle 18.30 col Dipartimento di Fisica e Geologia e l'INFN di Perugia per parlare di Virgo Perugia, e soprattutto grazie, professor Barry Barish. Thank you.